C'è 105 mica da. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mica da. È venuta a trovarci Annalisa, come dicevo prima. Sei vera, sei qui, ciao. Sì, sono qui. C'erano i tuoi fan, le tue fan che mi chiedevano: ma viene veramente? No, viene per finta. No, viene veramente. Infatti sono lì sotto, sì, l'ho incontrati, sì, prima mentre venivo in qua. È stata una grande rimpatriata. Di cosa parliamo? Allora, leggendo il comunicato stampa, hai fatto i compiti, brava. Oggi ho scoperto che il brano che poi sentiremo ti è stato donato da Dua Lipa. Esatto. Ed è la prima volta che Dua Lipa si cimenta come autrice per un'artista italiana, quindi una bomba. Io me la ricordo Dua Lipa, è venuta a trovarci. E te la ricordi, sì, perché oltre ad essere brava è anche molto bella. Infatti, se la ricorda. Volevo dire una bomba, sì, me la ricordo. Sì, tanta roba la ragazza, sì. Quindi è proprio una cosa per la quale tu non hai potuto fare altro che dire grazie, cioè un gesto meraviglioso. Sì, una bellissimissima cosa, poi è nata in maniera bella, nel senso che non è stato un accrocchio discografico, che a volte magari succedono, è anche giusto che succedano, però devo dire che con lei mi sono proprio trovata bene. Ci siamo incontrate in Warner, così, perché lei era venuta a far promo, abbiamo chiacchierato un po' e è nata una chiacchiera naturale, cioè una cosa, sì, proprio voluta da entrambe, e poi da lì è nata anche un po' l'iniziativa e dire: perché non provate a fare qualcosa insieme? E da lì nasce questa canzone. E infatti io sono molto felice di questa canzone, mi piace tantissimo, e mi è piaciuto anche realizzare la versione italiana, perché, certo, poi esiste una versione italiana, sì, nel disco c'è anche la versione, cioè bello, una bellissima cosa che non avevo mai fatto. Cioè, a un certo punto una ha detto all'altra: lasciami il tuo WhatsApp. Sì, e da lì si sono scambiati dei file interessanti. Solitamente a me gli artisti, quando mi chiedono lasciami il tuo WhatsApp, è perché poi vogliono uscire la sera invece. Sì, esatto, vogliono che gli fai entrare nei locali, sì, gratis, sì. Comunque adesso noi vogliamo mai fare mai uno che mi dica facciamo un pezzo insieme, noi vogliamo fare una chat con tutti gli ospiti che ci vengono a trovare, quindi sappi che adesso partiremo con questa cosa, ci dovrai dare il numero per forza, facciamo una bella chat 105 mi casa, che se vuoi puoi mettere silenzioso, ma anche perché cioè sarà la chat più affollata della vita, di essere nostra amica. Mi ero dimenticata questa cosa, tra le idee bizzarre di sul nostro programma nata a inizio stagione, che è il classico momento dove ti ritrovi e dici: però quest'anno facciamo un po' di robe nuove, c'è questa qui della chat, sì. Noi vorremmo inserire tutti gli artisti dentro una chat, sì, ma alla fine facciamo We Are The World, ce ne abbiamo però dentro. Sarebbe bellissimo, certo, poi quando viene, non lo so, Vasco Rossi o Lenny Kravitz, glielo chiedi che, tu lui. Che gli chiede? Vasco, vuoi entrare nella chat? Sì, esatto. Siamo io, Nadia, Annalisa, esatto, Emi Schilla, Francesco Sarcina, esatto, Neck, perché dopo va così, no? Certo. Però almeno con quelli, cioè con gli amici, noi speriamo che, cioè, tu non ci diresti di no, vero? Ma stai scherzando? Vai, Annalisa, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Vasco, chiedi tu che è meglio. Sì. Gli internazionali non me la sento. Possiamo far solo con gli italiani. Partiamo con gli italiani. Poi, dai, se quelli di un certo calibro, di una certa età, ci dicono di no, io non mi offendo. Vedrai che fra un po' sarà Madonna a chiederti: sì, posso entrare nella chat? Vorrei tanto, bellissimo, entrare in quella chat. Allora, se abbiamo le palle, quello che abbiamo fatto nel fuori onda giocando, dovremmo farlo in onda. Ora, per te è facile, il tuo mestiere, canti, no? Cioè, per me il rischio di sputtanamento è altissimo. Ma figurati. Facciamo, dici? Allora, sì, intanto raccontiamo. Io stavo raccontando ad Annalisa, che è un'amica che è venuta a trovarci un sacco di volte, quello che vorremmo fare anche in futuro qui a 105 mi casa, giocando con gli artisti con una chitarra. Allora Annalisa mi diceva: vabbè, prendiamola una chitarra, facciamo due robe. Prima Nadia aveva detto: il mio sogno comunque è vedere, esatto, Annalisa cantare Mina. Io, che per realizzare i sogni di Nadia farei qualsiasi cosa, ho detto: portatemi una chitarra e cantiamo Mina, o meglio facciamo cantare Mina ad Annalisa. E la cosa fuori onda è venuta. Dai, è venuta. Cioè, 448, 3 secondi. Sì. Cioè, forse non mi prenderesti in tour con te come chitarrista. comunque vediamo. Cioè, c'è un margine. C'è, sì, un margine. Sì. Nadia, puoi portare la chitarra, per favore? Perché noi abbiamo preso. Abbiamo fatto come si fa a casa quando. Ecco. Scusate, grazie. Perché sto prendendo una chitarra. Abbiamo fatto come si fa a casa. Funziona la chitarra? Sì. Quando
in salotto, appunto, c'è lì una chitarra e c'è una persona brava a cantare. Ecco, la mia fortuna è che a casa non è che arrivano quelli bravi a cantare, arrivano i cantanti super seri, come per esempio Annalisa. Facciamo quel pezzo di Demina. Dai, dai, proviamo. Aspetta. Poi c'è, tra parentesi, una manco facile, no. Cioè, perché a noi mica ci piacciono le cose facili. Per no. me è difficile, ma per me anche il giro di Do è difficile. Per te, vabbè, insomma, mi sa che la tonalità è un po' alta. Sì, vero? Esatto, abbiamo trovato uno spartito un po' strano, però sì. Va bene, dai, sì, noi ci adattiamo. Che la roba tremenda è che nonostante tu hai qui Annalisa e dovresti preparare le cose, come abbiamo preso la canzone? Mettendo Mina Canzoniere su Google, e quindi è venuta fuori questa. Il pezzo è uno dei più belli di Mina ed è Se telefonando. Dai. Da dove iniziamo? Iniziamo da quel punto lì. Sì, sì, quel punto là che ci veniva bene. Da poi nel buio le tue mani. Vai, iniziamo poi nel buio lì. Le tue mani. Da qua quindi. Sì. Aspetta che metto il microfono un po' più giù. Olè. Io metto qui la chitarra. È giusto questo accordo? Sì. Vado da qui? Vai. Poi nel buio le tue mani, d'improvviso sulle mie. Lo sto suonando io, eh. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Vai. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non soffri, ti ho sbagliato ancora un accordo. Anche perché sennò a me viene un infarto. Ma che spettacolo, ma che spettacolo. Vieni una sera a casa con gli amici, cioè la rifacciamo così. Ma forever. Perché ragazzi, quando hai Annalisa di fianco ti senti bravo anche tu, è come quando giochi a pallone con i professionisti, cioè pensi di essere capace. Ma non è io vero. Adesso vado a casa, io ho fatto Mina con Annalisa. Vabbè, finisco qua il programma, dai, non c'è neanche più voglia di andare avanti. Annalisa, grazie intanto per aver giocato con noi.